dal Rambam, la psicà del Rambam che conclude un pochino tutta quanta la questione. Eccoci qua, se volete intanto distribuire, oggi vi distribuirò parecchie romante. Questa della settimana scorsa. Sì, questa della settimana scorsa, sì. Beh, io ho bisogno, cosa avete qua? Scritto qua? Com'è? Questo è qua? No, questa è un'altra cosa, sì, no, c'è lì. Questa è la fotocopia del Rambam. Sì, è la senza. Sì, ne hai una però. Penso che ci sia per tutti, veramente. O no? Sì, c'è solo sicuramente. Per tutti, gli altri fogli sei... Chiediamo scusa per questa diciamo, intoppo tecnico, no, in realtà mi sembra che ci sia per tutti. Grazie. Ce ne sono degli altri anche, diversi altri, qualora ne avessimo bisogno. Allora, il Rambam si occupa degli argomenti della nostra Gemara nel secondo capitolo dell'Ilchot Shofar, a partire in realtà dalla lettera Vav. Ci siete? Dalla lettera Vav, cioè dal fondo della riga lunga che trovate. Yom Tov, guardate il Rambam, che stile di una chiarezza straordinaria nell'elucidare la Gemara. Yom Tov shel Rosh Hashanah, shechal liyot b'shabbat, en tokein b'shofar bechol makom. Se il Yom Tov di Rosh Hashanah cade di Shabbat, non si suona con lo shofar in qualsiasi luogo, bensì, adesso vedremo, di questo si parlerà poi dopo. Af al pi shatkiya mishum shvut uminadin haya shotokein yavo ase shel Torah veidche shvut shel divrei'em. Af al pi shatkiya Questo è il Din Torah. Anche se la tkia di per sé è proibita per disposizione rabbinica, vi ricordate qual è il motivo? Uminadin aya shetokin, e sarebbe stato giusto secondo la regola della Torah di suonare comunque, se non ci fosse stato lo scrupolo rabbinico di evitare che qualcuno potesse inavvertitamente trasportare lo shofar nella strada, va bene? Yavo ase shel Torah, la regola dovrebbe essere Yavo ase shel Torah veidche shvut shel divrei'em. In realtà non ho spiegato il Rambam correttamente. Quando si parla qui di shvut, si parla di shvut, di un altro shvut. Si parla dello shvut, cioè del divieto rabbinico di suonare strumenti musicali. Ma la parola shvut... Shvut indica un divieto rabbinico legato a Shabbat o a Yom Tov. Questo è il termine, questo è quello che indica shvut. Dice, af al pi shat kiyam mishum shvut. Suonare uno strumento musicale come lo shofar è di per sé un divieto rabbinico. Uminadin aya shetokein, però comunque si sarebbe dovuto suonare, perché yavo ase shel Torah veidche shvut shel divrei'em. Venga dunque la mitzvah positiva della Torah di suonare lo shofar di Rosh Hashanah e respinga il divieto rabbinico istituito dai Chachamim. Questo è il principio generale, per cui sebbene di Shabbat e di Yom Tov sia proibito suonare uno strumento musicale per il rischio che uno si faccia uno strumento musicale, se mai è taken klishir, o che lo ripari se si rompe o cose di questo genere, è chiaro che Rosh Hashanah, pur essendo Yom Tov, contiene la mitzvah della Torah di suonare lo shofar, e questa mitzvah passa davanti a qualsiasi divieto rabbinico. Però, c'è un però. Il però si pone nel momento in cui Rosh Hashanah viene a cadere di
Shabbat. In questo caso si fa valere sì un divieto rabbinico. Perché? Perché è un divieto rabbinico che riguarda soltanto una delle evenienze di Rosh Hashanah e non ha la forza di sradicare la mitzvah di suonare lo shofar a Rosh Hashanah del tutto. E quindi quando si tratta di un divieto rabbinico limitato ad alcune evenienze, noi lo accettiamo. Velama enetokein, per quale motivo di Shabbat non si suona? Perché c'è un'altra gezerah che abbiamo studiato. Quale? Gezerah shema itelenu beyado veyolichenu lemi sheitkalo veyavirenu arba amot birshut arabim o yotziu mereshut lirshut veyavo lidei isur skila. Il motivo è, almeno in prima battuta, quello che già conosciamo dalla Gemara. Si tratta di un divieto rabbinico legato alle leggi dello Shabbat. Grazie. Per il rischio che uno trasporti lo shofar in mano e lo porti a qualcun altro che lo suoni per lui. Ricordate che la Gemara dice la cosa in forma un filo diversa, dice: per il rischio che uno vada da un bachi a imparare come si suona lo shofar. Qui il Rambam dice: è molto difficile che uno impari a suonare lo shofar sui due piedi, è più facile che uno porti lo shofar da un'altra persona che già lo sa suonare e che lo suoni per lui. E in questo modo lo trasporti per 4 amot su suolo pubblico. Oppure questa è un'altra possibilità che la Gemara non esprime esplicitamente, che in alternativa lo trasporti da un reshut all'altro, cioè da casa a fuori casa. E voi sapete che questo è un altro aspetto del divieto di trasportare di Shabbat, e in questo modo arrivi a un issur skila, a compiere una trasgressione dello Shabbat minat Torah. Che possa arrivare a trasgredire il Shabbat secondo la Torah, cosa che merita secondo la Torah la schilà, la lapidazione. Qual è il motivo di fondo? Qual è il motivo di fondo per cui si ha questo timore? Il fatto che a Rosh Hashanah tutti siano tenuti al suono dello shofar, mentre non tutti sono in grado di suonare. È interessante, i commentatori qui dello Shulchan del Rambam lo fanno notare, che mentre qui in linea di principio è più facilitante rispetto a divieti rabbinici, nel senso che si afferma il principio per cui, anche se in generale l'uso di uno strumento musicale di Yom Tov è proibito per disposizione rabbinica, se c'è una mitzvah della Torah in contrario che prescrive il suono dello shofar, ovviamente la mitzvah della Torah supera il divieto rabbinico di suonare strumenti musicali, a meno che non ci sia questa particolare motivazione dello Shabbat. C'è fra i commentatori chi confronta questa halakha, questa psikà del Rambam, con un'altra psikà nel primo capitolo, che non abbiamo sotto gli occhi, Alaha Dalet, quarta Alaha, in cui si parla non del suono dello shofar, ma della preparazione dello shofar. Se si tratta di andare, per esempio, a prendere, procurarsi lo shofar, uno non ce l'ha già pronto, e per elaborarlo, per poterlo suonare, se trasgredisce Yom Tov, come si deve regolare in questo caso? Lì il Rambam scrive: Shofar shel Rosh Hashanah en mechalelin alav et Yom Tov, che se uno non ce l'ha non può profanare Yom Tov per fabbricarselo o procurarselo, va affillu bedavar shehu mishum shvut, anche se si trattasse di infrangere solo una proibizione rabbinica. La domanda che il commentatore fa è: perché per quanto riguarda il suono dice che il Rambam dice che
l'importanza di suonare lo shofar supera il divieto rabbinico di suonare uno strumento musicale, mentre per quanto riguarda la preparazione dello shofar dice invece che bisogna tener conto anche di eventuali divieti rabbinici. Questa è la sua domanda, e la risposta che dà è che c'è una bella ci sono alcune differenze fra il suono dello shofar e la preparazione dello shofar. Quali sono le differenze? Dice, il suono dello shofar è la mitzvah in se stessa, mentre la preparazione è qualcosa di che viene prima, che viene a monte. La preparazione poteva essere fatta già prima di Rosh Hashanah, e se uno ha trascurato la preparazione dello shofar e si è trovato ad arrivare il giorno di Rosh Hashanah senza avere lo shofar, è lui che insomma si è messo in una cattiva condizione, ha commesso un errore evidentemente, e quindi in questo caso, per quello che riguarda la preparazione, noi non gli consentiamo, una volta che è cominciato Rosh Hashanah, di fabbricarsi lo shofar, neppure se si trattasse di infrangere un divieto rabbinico. Mentre è chiaro che il suono dello shofar può essere fatto soltanto il giorno di Rosh Hashanah, perché quel momento della mitzvah, e quindi la mitzvah della Torah di suonare lo shofar passa davanti ai divieti rabbinici. Questo è un aspetto evidentemente, e quindi questo è il motivo per cui il Rambam nei due casi assume un atteggiamento diverso. Vediamo a questo punto il paragrafo Chet. Saltiamo il Zain di cui che ci occuperemo più avanti. Il Chet continua la nostra spiegazione e scrive il Rambam che se gazu se lo litko abe shofar lo gazu e la be makom le Shabbat. Che se gazu se lo litko abe Shabbat, quando i nostri maestri hanno stabilito di non suonare lo shofar di Shabbat, attenzione, lo gazu e la be makom se el bo bedrin. Non hanno, come si dice, non hanno decretato altro che in un luogo sprovvisto di bedin. Aval bisman sheaya bet hamikdash kayam veaya bet din agadol bi'Yerushalayim, ma nell'epoca in cui il bet hamikdash esisteva, d'accordo, e vi era il Sanedrin a Yerushalayim, ayu akol tokein bi'Yerushalayim ben shabbat kol zeman shebet din yoshvin, tutti suonavano a Yerushalayim di Shabbat per tutto il l'arco della giornata in cui il Beddin era impegnato in seduta, in sessione. Vi ricordate che abbiamo visto questo la scorsa settimana? E qui il Rambam ribadisce che si tratta di non soltanto del Bet HaMikdash, ma di tutta quanta la città di Gerusalemme. Vi ricordate la machloket fra il Rambam e Rashid su questo argomento. Ve lo anshei Yerushalayim bilvad, e non soltanto gli abitanti di Yerushalayim, ella kol ir sheita betoch techum Yerushalayim, le condizioni dell'ultima parte della Mishnah e della Gemara, ve lo ricordate? Bensì anche tutte le città che si trovavano dentro il techum Shabbat di Yerushalayim, quindi entro un chilometro dal perimetro di Yerushalayim, ve aita roa Yerushalayim e vedesse Yerushalayim, cioè fosse veloce tiebe toch nachal, ad escludere quelle che si trovavano quelle cittadine che si trovavano dentro nel fondovalle e che quindi non potevano vedere Yerushalayim. Terza condizione, verità shomaat kol tekiat Yerushalayim loce tiebe roshaar, che questa cittadina fosse anche in grado di udire il suono dello shofar di Yerushalayim, nel senso che non si trovasse in cima alla montagna. Quindi in pratica le località che si trovavano alla stessa altitudine di Yerushalayim, non più in alto, non più in basso, e infine Veita Yechola lavò di Yerushalayim lo sheye nahar mafsik benehem, che gli abitanti di quella cittadina fossero in grado di raggiungere Yerushalayim senza che ci fosse un corso d'acqua che interrompesse il cammino. Anshe otahir, gli abitanti di quella città, aiuto che in Beshavat ki Yerushalayim,
gli abitanti di quella città. Kirushalayim. Ho letto male? Kirushalayim. Aiuto che il Shabbat Kirushalayim. Suonavano di Shabbat come a Yerushalayim, aval bishar are Israel lo hayu tokim. Mentre nelle altre città di Israele non si suonava quelle che al di fuori della cinta di Yerushalayim, in sostanza, al di fuori delle città satellite di Yerushalayim. Questo riguarda l'epoca in cui il Beit HaMikdash esisteva. Se fate un'occhiata sulla sinistra, trovate le Hassagot Ra'avad. Il Ra'avad, Rabbi Avraham ben David Abusquier, è stato un grande maestro dell'ebraismo francese nell'epoca immediatamente posteriore al Rambam. Dovete sapere che è scoppiata quella che viene chiamata la controversia maimonidea, nel senso che in ambienti al di fuori della Spagna, che non erano altrettanto versati sul piano filosofico, il Rambam è stato immediatamente messo in dubbio. Per quale motivo? Non tanto per motivi alachici, quanto per le sue simpatie per la filosofia greca. E questo ha procurato degli incidenti molto forti, come il rogo del Talmud e del Rambam del 1240 a Parigi. Il Rambam era morto nel 1204. E i principali le polemiche erano legate al contro il Rambam, era la roba del Talmud, i goim hanno fatto fuori tutto. Ah, ma erano d'accordo con i nemici del Rambam. E chi erano i nemici del Rambam? C'è una parasha molto oscura su questo. I nemici del Rambam erano soprattutto i maestri francesi. La scuola francese era meno versata dal punto di vista filosofico. E il principale, chiamiamolo così, critico del Rambam è stato il Ra'avad, Rabbi Avraham ben David da Poschier. Poschier? Sì, penso che si pronunci così, non lo so. Il quale però non attacca il Rambam sul piano filosofico, ma lo attacca sul piano delle singole halachot, al punto che queste assagot, queste obiezioni, sono entrate a far parte delle principali edizioni del Rambam e lo corredano a tutti gli effetti. Alcune di queste sono scritte anche in un linguaggio molto 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 forte. In questo caso, che cosa dice il Ra'avad? כתב הרעבד זל, ההפוכין שהפך זה המחבר העניני ולא הראי אותם על סדר הגמרא. לרעבד הקוזה קוויל רמבם די קפובולג'רה לורדינה דלי ארגומנטי קוסי קומבינגו נפורטטי נלה גמרא, הם גרמו לו לשנות הדברים ממה שאין. קוזה כסקונו לרעבד פורטה איל רמבם אפרה אינטנדרה לקוזה. ואבל אלה ממר בכאן, אסרו בתחילה לתקוע בעיר אפילו בירושלים, אבל במקדש היו תוקעים. לפרימה השגה דל רעבד על רמב״ם, כעברת בדורות אינטרפרטר מקדש, כמו בית המקדש, אינון כמו ירושלים. אין סוסטנצה, סוקסט ארגומנטו, איל רעבד סיאליני הקון ראשי. ריטיאנה כ... Il permesso di suonare lo shofar di Shabbat non era esteso a tutta la città, ma soltanto al Beit HaMikdash. E gam beze ta'a, chi bisman Beit HaMikdash lo aiuto che in la Bamikdash, aval bisman shecharev to che in bechol asamuchla. E l'altra cosa che il Ra'avad ci dice è che mentre il Rambam ci fa capire, adesso lo vedremo, che una volta distrutto il Beit HaMikdash, il permesso di suonare lo shofar è stato dato a Yavne, come vedremo,
e nelle città provviste di Berlin, il che significa che a Jerusalem si era smesso di suonare dopo la distruzione del Bet HaMikdash, così sembra evincersi dal Rambam. Il Ravad invece sostiene che a Jerusalem si è continuato a suonare anche dopo la distruzione del Tempio, accanto a Yavne e alle altre città dotate di Bet Din. Questa è una questione interessante, effettivamente. Cosa è successo a Jerusalem stessa dopo il Churban HaBayit? Abbiamo su questo una discussione fra il Rambam e il Ravad. Il Rambam sostiene che con la distruzione del Tempio a Jerusalem non si è più suonato lo shofar di Shabbat. Il Ravad invece sostiene che si è continuato, insomma, la Kedushah di Jerusalem è rimasta nonostante la distruzione del Tempio, e accanto a Yavne e alle altre città dotate di Bet Din si è continuato a suonare lo shofar anche a Jerusalem. Torniamo alla halakha Tet del Rambam, che affronta appunto il tema dopo la distruzione del Tempio. Uvasman hazeh shechareb bet hamikdash kol makom sheyesh bo bet din kavua והוא שיהיה סמוך בארץ ישראל, תוקעין בו בשבת. Nel nostro tempo, dopo la distruzione del Bet HaMikdash, tutti i luoghi provvisti di un Bet Din fisso, vi ricordate che questo riflette una discussione che abbiamo visto nella Gemara, cosa si intende? Non solo deve essere un Bet Din fisso, stabile, ma deve aver ricevuto la propria semicha in Eretz Israel, quindi un Bet Din di alta autorevolezza. In questi casi si suona di Shabbat. Ve'ento che in Shabbat, e viceversa non si suona di Shabbat, ella bevet din shekidshu et chodesh. E qui il Rambam specifica qual è la diversa l'autorevolezza del Bet Din. Deve trattarsi soltanto di un Bet Din abilitato a fare il kiddush a chodesh. Aval she'arba teidinin ento che in ba'en af al pi she'en smuchim. Mentre negli altri Battei Din non si suona, sebbene i loro giudici siano anche loro laureati in Eretz Israel, dotati di semichah conferita di loro in Eretz Israel. Qui il Rambam si basa su una baraita che abbiamo visto nella Gemara, che abbiamo studiato la scorsa settimana, e segue una logica molto ferrea. Soltanto il Bet Din che ha l'autorità di proclamare il capo mese può essere un Bet Din presso il quale si suona lo shofar di Shabbat. Qual è la logica? La logica evidentemente è, che segue il Rambam, è: noi suoniamo lo shofar di Shabbat soltanto se siamo effettivamente sicuri che quello sia veramente il primo di Tishri. E chi ha l'autorità per stabilire questo? Il Bet Din, che ha l'autorità di stabilire l'inizio del mese. È una logica effettivamente ferrea. Questo giustifica l'infrazione, fra virgolette, di suonare lo shofar di Shabbat con il fatto che siamo effettivamente sicuri che quello è davvero il primo di Tishri, cioè il giorno in cui la Torah comanda di suonare lo shofar comunque. Bellissimo. Abbiamo visto nel corso d'opera che altri Rishonim la pensano in maniera diversa. Comunque, a quale Bet Din si riferisce qui il Rambam? In pratica soltanto il Bet Din di Yavne, finché è stato a Yavne. Quindi è possibile che qui il Rambam paschi la halakha secondo, in realtà, tenendo conto dell'opinione di Rabbi Elazar della Gemara, che dice che Rabbanu Yochanan ben Zakkai ha istituito di suonare lo shofar soltanto a Yavne. E si aggiunge evidentemente che se il Bet Din supremo di Sanhedrin Gedolà di 71 membri, che è quello che ha l'autorità di fissare il nuovo mese, si sposta da Yavne in altre città, come effettivamente è avvenuto e ciò è testimoniato in un altro passo della Gemara di Rosh Hashanah, questa autorità di suonare lo shofar di Shabbat si trasferisce in un'altra, nelle altre città in cui nel frattempo si è trasferito il Bet Din. Ma comunque tutto è in ogni caso subordinato a che cosa? All'esistenza in quel luogo del Bet Din di 71 membri che ha l'autorità di proclamare il Kiddush HaChodesh. In più, aggiunge il Rambam, ve'ento che in la bifne Bet Din gadol bilvad kol zeman she'en yoshvim,
Si può suonare lo shofar di Shabbat soltanto davanti al Beit Din Supremo fin tanto che esso è in sessione. Va fino in arula amod velo amdu tokein bifneem. E anche se si fossero mossi per alzarsi, ma nel frattempo non si sono alzati, vi ricordate che la Gemara lasciava in sospesa questa situazione? La domanda era: conta il fatto, conta la yeshiva come discussione, e in questo caso è già terminata, o conta la yeshiva come posizione fisica dei giudici seduti, e in questo caso non si sono ancora alzati, quindi si è ancora in tempo a suonare lo shofar? Come concludeva la Gemara, vi ricordate? Diceva teiku. Teiku significa quando arriverà Eliyahu Hanavi risolverà il problema. La regola generale per quanto riguarda la psicata halakha è col teiku le khumra. Normalmente quando la Gemara conclude una discussione con teiku, non sapendo, come si dice in gergo, che pesci pigliare, noi ci comportiamo secondo la linea più rigorosa. In questo caso invece il Rambam dice tocca il bifrei, si permette di suonare davanti ad essi. Qual è la ragione? Ma Gid Mishneh, commentatore del Rambam, lo spiega, perché è un issur shel divrei. E voi sapete che sfeca de Rabbanan le culla. C'è una regola generale nella psicata halakha, che se il dubbio, che si va secondo l'opinione più rigorosa, soltanto se il dubbio riguarda un divieto della Torah. Ma in questo caso quello di cui stiamo parlando è un divieto istituito dai Chachamim, e quando si ha un dubbio in proposito possiamo permetterci di andare secondo la linea più facilitante, e in questo caso permettere le suonate. Aval chutz le Beit Din en tokein, ma fuori dal Beit Din a Yavne, dopo la distruzione del Tempio, non si suonava. L'abbiamo studiato nella Gemara la scorsa settimana, che questa è, ricordate, Ravuna lo diceva, questa è la differenza, una delle differenze rispetto a Gerusalemme, in cui era permesso suonare anche al di fuori del Beit Din, purché nelle stesse ore, comunque nelle stesse ore in cui il Beit Din si riuniva. Velamma tokein bifne Beit Din, e per quale motivo si suonava davanti al Beit, solo davanti al Beit Din a Yavne? Bifne she Beit Din zrizinen, perché il sinedrio era fatto di persone sollecite, sollecite nel senso che aveva un carisma tale da condizionare il comportamento della gente. Nessuno dei suonatori avrebbe osato trasportare lo shofar di Shabbat davanti a loro, davanti ai giudici del Beit Din, Birshut Rabbim, she Beit Din mazirin et ha'am umodin otan, sul suolo pubblico, per il fatto che il Beit Din avvertivano le persone del divieto e rendevano loro nota la cosa. Se l'abbiamo già detto, di Shabbat il Beit Din c'erano delle istanze per cui poteva accadere che il Beit Din si riuniva. Intanto la questione della luna, certo. E poi io penso che anche se il Beit Din non si riunisse materialmente, la gente sapeva che il Beit Din ha questa autorità, è presente il Beit Din, è comunque presente. Questo deve essere in sessione, sì. Evidentemente sì, c'erano delle situazioni in cui la sessione veniva anche di Anton, questo è l'unico. Alla Chayud, e con questo concludiamo l'argomento, Basmanase, nella nostra epoca, She'anu Osim Shnei Yamim Bagalut, in cui facciamo due giorni di Rosh Hashanah nel Galut, attenzione, anche in Israele, che derech se tokein barishon tokein balsheri, così come si, questo lo vedremo poi, come si suona il primo giorno si suona il secondo, ma non si fa shahiyan. Questa è un chiluk fra sefarditi e ashkenazim. Sefarditi si fanno shahiyan, ashkenazim ripetono shahiyan anche il secondo giorno. Questo è un chiluk fra sefarditi e ashkenazim. La stessa cosa, perché se noi avevamo le zalzelbo, per evitare che si prenda sotto gamba il secondo giorno di Yom Tov, le berachot sono le stesse, anche nel Kiddush della seconda sera di Yom Tov, questo secondo tutti si ripete, cioè Chayyano.
per evitare che uno la prenda sotto gamba, deve essere una fotocopia del primo. E se fai lì la seconda serie di Yom Tov non ripetono Shekhayanu? Sì. Ah, sì. Shekhayanu tutti lo dicono, la seconda serie di Yom Tov. L'unica cosa, mettono una condizione, mettono frutto nuovo. Ah. Questo per Rosh Hashanah, questo per Rosh Hashanah, per un'altra questione. E questa è un'altra questione che poi vedremo. La differenza tra Sefaraditi e Ashkenaziti riguarda Shekhayanu è sul Shekhayanu delle mitzvot. E riguarda il secondo giorno di Rosh Hashanah e la mattina di Purim. La mattina di Purim, anche la mattina di Purim, i Sfaradim non ripetono la Berakha di Shekhayanu, giusto? Perché l'hanno già detta la sera. Gli Ashkenazim invece ripetono la Berakha di Shekhayanu anche la mattina, di Purim dopo averla detta la sera, e questo per due motivi. Primo, perché il giorno di Purim ci sono anche delle altre mitzvot che non si osservano la sera, come Mishloach Manot, Matanot, Yonim, Mishteh, eccetera, eccetera. Questo è ben alla scena. Esatto. E il secondo motivo è che la lettura della mattina è più importante di quella della sera. Vuoi. Quella della sera è Midrabbanan, quella della mattina è Midrei Kabbalah, che è considerata la stessa stregua della mitzvah in Torah. Perlomeno secondo alcune teorie così. E quindi non è la Keriah della mattina il seguito di quella della sera, ma è quella della sera un'anticipazione di quella della mattina. Nonostante l'afflusso del pubblico è la sera più, due o tre volte di più che la mattina. Anche da voi è così, dappertutto è così. La sera ne abbiamo più di 100 persone e la mattina 40. Si sa, la mattina vanno per i fatti loro. ואם חל יתוניאנו פי, ואם חל יום ראשון להיות בשבת, ולא היה במקום בית הדין הראויים לתקוע, תוקעין בשני בלבד. ילבן בנקוי, איטליה, צ'וטו סנסו קוטו, ודיצ'ה, כסה אם פרימו ג'ונו די ראש השנה ביהיה לי שבת, ובואי ספטה כסקונדו לרגו דל קלנדריו, סולו אם פרימו ג'ונו די ראש השנה, פור קדר די, די שבת, אלטימנטי, ספוסו די שבת, די סקונדו ג'ונו, אבל מוקיפור די, domenica, e questo è problematico, avremo due giorni di Shabbat consecutivi nel calendario, questo si fa in modo che lo Rosh, esattamente. Quindi dicevo, se il primo giorno di Rosh Hashanah viene di Shabbat e nel luogo non c'è un Bet Din abilitato a suonare lo shofar di Shabbat, in questo caso c'è l'escamotage di poterlo suonare comunque il secondo giorno, e il Rambam dice si suona il secondo giorno soltanto. Perché ma qua nella Yud non ha aggiunto niente, ha ripetuto in breve quello che è stato detto prima. Ha aggiunto quello che succede oggi, dal momento che abbiamo accettato di festeggiare Rosh Hashanah per due giorni. Ma si è aggiunto una cosa, quindi una regola pratica, no? Sempre sì. In fondo. E da capire allora perché scrive tutte queste cose sulla situazione di Gerusalemme, di questa città a un chilometro, che l'orografia di Gerusalemme non impedisce l'esistenza di una città di questo genere qui. Quindi no, che non sia alla stessa altezza non esiste, no? Che non sia in valle, che non sia in alto, Gerusalemme non è pianura, c'è niente da fare. Poi c'è il fiume che adesso non c'è più, ma che c'era e che quindi impedisce di attrezzare. Una situazione impossibile. Per cui se qui scende sul terreno pratico, ma capito perché prima su Gerusalemme faccia tutta una storia teorica. Ecco, non ho trovato dei commentatori che dicono questo. Nel senso che dovete anche tenere conto che quando parliamo qui di Gerusalemme non parliamo della Gerusalemme di oggi. Sì, ma comunque. Non parliamo della Yerushalayim di oggi. Il Techum di cui si parla qui è un chilometro. Sì. Quindi, con le distanze a cui siamo abituati oggi. Non è niente. È niente. No. Cioè, se noi ci immaginiamo che Sesto San Giovanni è Samuch le Milano, per modo di dire, siamo molto al di fuori del Techum. A meno che non ci sia una continuità abitativa, questo è un altro discorso effettivamente, e oggi questo salva molte situazioni da questo punto di vista. Però parlando di un chilometro è una distanza effettivamente ridicola, per dire, per cui
fondo. La Yerushalayim di cui si parla qui è un centro molto più piccolo, molto più ristretto di quello che voi intendete. Sì, in fondo era la periferia di Yerushalayim. La periferia di Yerushalayim è... Se la Mishnah riporta questa cosa, evidentemente c'erano delle situazioni, certo, di questo genere, altrimenti non avrebbe speso delle parole. Ma è la stessa altezza. Per fare un caso teorico, insomma. Poi la Torah è sempre fine, elementi di tipo teorico, sicuro, solo che no, poi lo vedremo. L'argomento dell'istituzione del secondo giorno di Rosh Hashanah è un argomento che approfondiremo più avanti. Effettivamente è interessante che qui abbia scritto effettivamente la parola Galut, mentre in realtà sappiamo che il secondo giorno di Rosh Hashanah viene festeggiato anche in Eretz Yisrael. Questo poi lo vedremo. Ok, se siete d'accordo partiremo con la seconda Mishnah, abbiamo ancora un pochino di tempo, alleggeriamo un pochino il discorso e vi porto un'altra fonte, questa volta italiana, anche in omaggio ad una delle persone che siede a questo tavolo di cui non posso fare direttamente il nome. Studieremo una pagina di Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. In realtà il nome l'ho fatto, ma il nome del rabbi di Rav Chaim, chissà che è questa persona, perché ridono, non lo so, che misteri, perché ridono, perché di Pulcinella. Mi dispiace per i nostri telespettatori che non possono apprezzare fino in fondo la profondità delle nostre risate con il commento di Rashi e delle Tosafot, ma siccome si dice la legge della privacy ci impone un riservo assoluto, quindi sì, possiamo infrangere. Va bene. Signori miei, tornando adesso alle cose, prima di aggiungerci nella Mishnah successiva a studiare altre due takkanot di Rabbani Yochanan ben Zakkai in relazione alla distruzione del Beit HaMikdash, volevo leggere con voi questa brevissima pagina del Mesilat Yesharim, tratta dal 19° capitolo, in cui si parla del Be'ur Chelkei HaChassidut, in cui si parla in sostanza della Chassidut. Per Chassidut si intende evidentemente, su qui senza entrare tutto il discorso che Ramchal fa su questo argomento, un particolare attaccamento a Kadosh Baruch Hu, che spinge le persone ad andare al di là della lettera della legge. Il Ramchal fa un discorso molto interessante su questo argomento e distingue fra la Chassidut, fra i Chassidim e i Mitchassidim, fra la vera Chassidut e invece il comportamento, diciamo così, qualche volta un po' stravagante di persone che si osteggiano a essere Chassidim senza esserlo. Parlando qui di vera Chassidut, ad un certo punto il Rambam scrive che uno dei comportamenti del Chassid è difendere Kadosh Baruch Hu a sprombattuto in ogni esperienza della vita e, fra le altre cose, difendere l'onore di Yerushalayim. Yerushalayim e il Beit HaMikdash sono stati distrutti per Bavonotenu, sono stati distrutti per colpa nostra, in sostanza. E quindi difendere l'onore di Yerushalayim significa difendere l'onore di Kadosh Baruch Hu. Tra le nostre trasgressioni hanno provocato una diminuzione del kavod di Kadosh Baruch Hu e una diminuzione del kavod di Yerushalayim. Guardiamo dalla fine della seconda riga. Nimzet alamed, qui siamo nel mezzo del discorso, shezoti hakavana meula shei rechoka legamre mikol hanaat atzmo. Questo atteggiamento, dice, ha fra le altre caratteristiche la sua grandezza il fatto di essere completamente lontano da qualsiasi godimento che la persona possa riservare per se stessa. È un atteggiamento totalmente disinteressato. E questo spiega il fatto che rientri nella sfera della Chassidut. Una delle caratteristiche del Chassid è quella di dedicarsi a Kadosh Baruch Hu in modo disinteressato. Ve'ena ela lichvodo shel makom ul kiddush shemo itbarach amitkadesh b'viliotav b'sha'a she'osim retzono.
e non, è, non viene altro che per la dignità di Kadosh Baruch Hu e per la santificazione del suo nome benedetto, che viene santificato dalle sue creature nel momento in cui esse eseguono la sua volontà. Ve'alze amru ezehu chassid amit chassed im kolo. Chi è, citazione dello Zohar, chi è il vero chassid? Quello che mit chassed im kolo, nei confronti di Kadosh Baruch Hu. Ve'ine e chassid kaze, milevad, mitchassed vuol dire che si comporta al di là della lettera della legge, nei confronti di Kadosh Baruch Hu e non nei confronti di se stesso. והנה חסיד כזה מלבד העבודה שהוא עובד במעשה מצוותיו על הכוונה הזאת, הנה ודאי צריך שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן. Questo tipo di חסיד dice, oltre al servizio divino che egli compie osservando le sue mitzvot, le mitzvot di Dio con questa cavana, cioè la cavana di fare gloria al buon Dio, certamente deve anche rattristarsi sempre di una vera tristezza per il galut e per il korban, la distruzione. Mitzad ma shezegorem miut kivyachol lichvodo yitbarach, perché la distruzione ha portato ad una diminuzio della dignità di Kadosh Baruch Hu stesso. Ve'itaveh la geula, questa persona deve desiderare ardentemente la redenzione, לפי שבא יהיה עילוי לכבוד שמו יתברך. Perché solo attraverso la redenzione ci sarà un rinnalzamento della dignità di Kadosh Baruch Hu. Pensate un po', che visione molto particolare. Ve'uma she'amar, finché noi siamo in galut, noi non portiamo il giusto rispetto a Kadosh Baruch Hu per il fatto che siamo in galut, no? Come si dice, Shekhinah galta in Israele, si dice, no? La Shekhinah è andata nel galut insieme a Israele. Cosa significa questo? Significa che come la nostra dignità ha subito un colpo basso, diciamo così, nell'esilio, lo stesso è accaduto alla dignità di Kadosh Baruch Hu. E umma she'amar atana deve Eliyahu she'evenu lemala, umit'ave umetzer lichvod Yerushalayim, והתפלל תמיד על גאולתן של ישראל והשבת כבוד שמיים ועילוי. Quindi nel sollecitare la geula e nel fare in maniera che la geula avvenga al più presto, c'è una restituzione della dignità del cielo alla sua grandezza. Ve'im yomar adam, se qualcuno di noi dicesse mi ani uma ani safun שאתפלל על הגלות ועל ירושלים, כי סולו עיר, ופוטה פרגר פר לגלות ופר ירושלים, המפני תפילתי יכונסו הגלויות ותצמח הישועה, פוסק פרופיו כפר מריטו דלה מיה פרגרה, יזו ליסרנו רדונתי, אפיורירה לסלבצה, insomma, cosa posso io piccolo che sono farci per una cosa di questo genere? תשובתו בצידו כאותה ששנינו, לפיכך נברא אדם יחידי כדי שכל אחד יאמר בשבילי נברא העולם. Vale per questa persona la risposta che è data nella Gemara in Sanedrin, che dice l'uomo è stato creato unico esemplare perché ciascuno di noi possa dire il mondo è stato creato per me. Allora, questo bishvili non significa per il mio godimento personale, ma significa perché io possa fare qualcosa per migliorare questo mondo. Ognuno deve vedere se stesso al centro del mondo, non in quanto fruitore, ma in quanto responsabile. וכבר נחת רוח ולפניו יתברך, שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת. Ed è fonte di grande soddisfazione spirituale per Dio stesso che i suoi figli richiedano e pregano per questo. ואף שלא תעשה בקשתם, מפני שלא הגיע הזמן ומאיזה טעם שיהיה, e anche se per il momento non si è mai realizzata questa richiesta, per il fatto che non è ancora giunto il momento o per qualsiasi altra ragione, in Ema su e ce la ende a Kadosh Baruch Hu Sameach Baze. Essi hanno fatto ciò che era per loro possibile, il loro dovere, e Kadosh Baruch Hu è contento di ciò. Cioè non dobbiamo, come si dice, cessare di chiedere la Geulah anche se non è ancora arrivato il momento. ועל העדר זה הדבר,
i tre manavi, e per la mancanza di questa cosa, cioè se la, questa cosa non viene fatta, il Navi, in questo caso gli Yeshayahu, se la prende. Dice il Pasuk nel capitolo 59, e vide che non c'era uomo e rimase desolato perché nessuno pregava. Mafghia qui è come figuli from Zohar, vuol dire nessuno pregava per questo, e questo, diciamo, ha lasciato sbigottito Kadosh Baruch Hu. Ve amar, ve abit, ve enoser, ve eshtomel, ve ensomech. E nel capitolo 63 è scritto, Dio dice, vedo e nessuno aiuta, e sono rimasto desolato e non c'è nessuno che sostiene. In realtà sommer c'è, ci sono io, ma questo va bene. Allora, non è proprio la stessa cosa. Naturalmente è una battuta. Veama, la terza citazione di Yeshayahu, di Ramchal, è fondamentale per quello che studieremo quindi nella Gemara. È tratta dal capitolo 30 di Yemiya e ci insegna come vedremo una vera e propria halakha. Il Pasuk dice, Zion hi doresh en la, è una lamentela del profeta Yemiya all'epoca della distruzione, dice, essa è Zion, nessuno la richiede. È un gioco di parole probabilmente sul significato della parola Zion, che originariamente Zion vuol dire una cosa segnalata. Pur essendo Zion nel suo stesso nome una cosa segnalata, nessuno la richiede. Doresh en la, ufereshu zal, e i chachamim nel Talmud hanno spiegato questa espressione, miklal de baya drisha. Da qui impariamo che se nessuno la richiede, essa richiede di essere richiesta. E vedremo che questa, anzi, è la fonte di tutte le prescrizioni rabbiniche che vengono istituite Zecher la Mikdash, in ricordo del santuario distrutto. Arechan shechayavim anachnu bazeh ve'en lanu lipater mipenei miut kochenu. Vediamo qui che tutti siamo obbligati a questo e non ce ne possiamo liberare adducendo come scusa la pochezza delle nostre forze, chi al kol kayotze baze shaninu, perché questo rientra in tutti quei casi in cui noi diciamo nei Pirkei Avot, lo alecha amelacha limor yata ben korin libaten mimena. Non spetta a te portare a termine l'opera, ma neppure sei libero di esentartene. Più in generale, sappiamo che esistono le mitzvot midrabanan, giusto? La maggior parte di queste mitzvot si motiva come un seyag la Torah, va su seyag la Torah, fate una siepe per proteggere le mitzvot della Torah, così siamo abituati, l'abbiamo visto anche con lo shofar, adesso Shemaya vivendo, è una di queste. Ci sono però altre mitzvot di istituzione rabbinica che hanno un'altra base, e questa base è il Zecher la Mikdash, il dovere di ricordarci del Bet HaMikdash distrutto. E questo ci introduce alla prossima Mishnah. Abbiamo ancora qualche minuto, studiamo perlomeno la Mishnah. La Mishnah dice, בראשונה היה הלולב נטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב נטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהיה יום הנף כולו אסור. In questa משנה כתרוביאמו אנקה היא למסכת il Masechet Sukkah al Daf Mem Alef, e in parte, nell'ultima parte, la troviamo anche in Menachot nel Daf Samech Chet, poi vedremo di che cosa si tratta. Questa Mishnah non parla più di Rosh Hashanah, parla di, nella prima parte perlomeno, parla di Sukkot. Non ci stupisce, sappiamo che le Mishnayot sono spesso costruite su con una logica di associazione di idee, vanno avanti per associazione di idee.
siccome qui si è cominciato a parlare delle Takanot di Rabban Yochanan ben Zakkai, si continua su questo argomento, anche se la cosa non riguarda più Rosh Hashanah, ma riguarda altre feste. E questa è la ragione per cui, dopo averne già parlato in Masechet, Sukkah, se ne parla anche in Masechet Rosh Hashanah. Che cosa dice la prima parte della Mishnah? Inizialmente, in epoca più antica, il lulav veniva preso nel Beit HaMikdash per 7 giorni. Va bene? Uvamdina Yom Echad. Nel resto del paese per un giorno. Va bene? Che cosa si intende qui per Mikdash? Vedremo che qui si intende per Mikdash effettivamente il Bet Mikdash. Per quale motivo? A che cosa si fa riferimento qui? Al Pasuk che parla della mitzvah del Lulav nella parasha di Emor. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ שרות והר ונחל ושמחתם לפני השם אלוהיכם 7 ימים. Versetto a proposito del lulav ci insegna 3 cose. La prima è lo prenderete quando? Il primo giorno di Sukkot. La seconda parte del versetto ci spiega di che cosa è fatto il lulav. E la terza parte del versetto aggiunge: gioirete davanti ad Hashem vostro Dio per 7 giorni. Capite che nel versetto c'è una contraddizione. Nella prima parte si parla solo del primo giorno, nell'ultima parte si parla di 7 giorni. L'uso originario della Torah era, la prescrizione originaria della Torah era che il lulav venisse preso solo il primo giorno di Sukkot, con l'eccezione di Lifnei Hashem Elohechem. Cosa vuol dire Lifnei Hashem Elohechem? Davanti al Signore vostro Dio si intende un luogo specifico, preciso, quale? All'infuori del Beit HaMikdash, in cui con il lulav si doveva fare simcha per quanti giorni? Per 7 giorni. Ed è quello che la Mishnah ci insegna qui. Barishonah haya lulav nital b'mikdash shiva uvamdina yom echad. Il Beit HaMikdash si prendeva per 7 giorni inizialmente e nel resto del paese per un giorno solo. Mi shecharav Bet HaMikdash, da quando il Bet HaMikdash è stato distrutto, cosa ha fatto Rabban Yochanan ben Zakkai? Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai sheyehe lulav nital b'mdina shiv'a zecher l'Mikdash. Da quando il Bet HaMikdash è stato distrutto, Rabban Yochanan ben Zakkai ha istituito che si prendesse il lulav anche nel resto del paese per 7 giorni in ricordo del Beit HaMikdash. Dobbiamo sapere che quando noi prendiamo il lulav nei giorni di Chol HaMoed di Sukkot è solo un obbligo rabbinico. Questo ha delle conseguenze, in senso facilitante ovviamente, se nel frattempo le 4 specie non sono più così belle o ci sono dei difetti nelle 4 specie che le rendono psulot, se si tratta di eseguire la mitzvah secondo la Torah, quindi nei primi 2 giorni, mentre essendo nei giorni successivi, essendo solo un obbligo rabbinico, sia più facilitante. Ma la verità esiste anche nel Chol HaMoed. Certo, si fa anche nel Chol HaMoed. Si fa anche nel Chol HaMoed perché è una mitzvah, noi diciamo una berakha anche sulla mitzvah del Rabbanan, noi diciamo una mitzvah. Adesso Be'ezrat Hashem fra pochi giorni abbiamo una berakha sulla Hadlakah dei Nerot di Chanukah, che è una mitzvah del Rabbanan. In questo caso per di più è un'estensione della mitzvah nella Torah. E Zecher l'Amigdash è un motivo per fare questa estensione, dicevo. Giusto? Cosa ha voluto fare qui Rabban Yochanan ben Zakkai? Ha voluto che si mantenesse
l'uso del Beit HaMikdash in maniera tale che fossimo pronti in qualsiasi momento a riprendere l'uso del Beit HaMikdash secondo la Torah una volta che il Beit HaMikdash sarebbe stato ricostruito. Questa è una delle motivazioni, certamente. Non dimenticare quello che avveniva nel Beit HaMikdash. Vedremo che la Gemara dà appunto una motivazione ancora più forte di questa. Prima di andare, abbiamo ancora qualche minuto, dico scusi, soltanto come questo. Finisce invece io me ne aspetta, questo ancora non l'ho spiegato. È un'altra questione che vedremo poi più avanti. C'è ancora la questione dello Shabbat. Perché cosa itkin Rabban Yochanan ben Zakkai secondo il testo della Mishnah? Sheyeh lulav nital bamdina shiv'a zecher la Mikdash. In realtà noi non prendiamo lo lulav per 7 giorni. Per quanti giorni prendiamo il lulav? Soltanto per 6. Non si prende qui in considerazione lo Shabbat. Qual è il din per quanto riguarda lo Shabbat? Oggi il lulav non si prende mai di Shabbat. Finché è esistito il Beit HaMikdash, questo lo impariamo da una Mishnah in Sukkah, il lulav si prendeva sì di Shabbat nel Beit HaMikdash solo nel caso in cui il primo giorno venisse di Shabbat, perché la Torah dice esplicitamente ulkachtem lachem bayom harishon mikol makom. Una volta che il Beit HaMikdash è stato distrutto, tutto è stato allineato alla situazione in cui il Beit HaMikdash non c'era più e solo il Beit HaMikdash poteva garantire che dove fosse la mitzvah della Torah di prendere lo shofar e il lulav il primo giorno lo si facesse nel Beit HaMikdash, perché il Beit HaMikdash aveva il carisma per garantire che non ci fossero infrazioni anche lì del fatto di trasportare il lulav, si prendeva. Una volta distrutto il Beit HaMikdash si è deciso che non si prendesse più il lulav in mano di Shabbat, neppure se fosse stato il primo giorno. Vabbè, così. Curiosità. Pesce Yeh Yom Enef Kullo Asur. Cos'è il Yom Enef? Lo vedremo un'altra volta. Cos'è il Yom Enef? Perché voglio lasciare. Non c'entra con Sukkot e non c'entra con Rosh Hashanah, c'entra con altre feste. Lo vedremo. La Gemara commenta la parte della Mishnah che abbiamo studiato fino adesso in 3 righe. Umena lan de avdina mezecher la Mikdash. Da dove si impara che si deve fare il ricordo del Beit HaMikdash, cioè che i Chachamim hanno l'autorità di istituire o di estendere delle mitzvot il ricordo del Beit HaMikdash distrutto, de amar kra, perché c'è un versetto che dice chi aale aruchalach o mi makotaich erpaech neum Hashem, poiché io farò venire su di te la guarigione e ti guarirò dalle tue botte, dice Kadosh Baruch Hu, chi nidaha karulach, si rivolge a Yerushalayim e dice poiché ti hanno chiamato allontanata, reietta, Zion hi doresh en la, essa è Zion e nessuno la richiede, miklal de baya doisha. Da qui si impara che Zion richiede di essere ricordata. Ecco la base del mitzvot de Rabbanan, il Zecher HaMikdash, il ricordo del Beit HaMikdash distrutto. Ebbene, io rivolgo il Kadosh Baruch Hu a nome di tutti quanti una tefillah speciale perché il Beit HaMikdash sia presto ricostruito, b'mehera bimeinu, possa venire uvale Zion Goel. Uvale Zion, cosa vuol dire uvale Zion? Come spiego sempre ai ragazzi la mattina, perché la tefilah di Shachrit termina con Uva Lezion? Perché dopo si va a lezione. Quindi ringrazio tutti, ringrazio tutti di essere venuti. Besrat Hashem. Ci vediamo il 9 di gennaio. Grazie a tutti di essere venuti.